Ci sono persone che hanno un dono particolare, quello di dire le cose con schiettezza e semplicità. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Sì, ci sono persone che hanno questo dono, ne ho incontrate tante nella vita, persone che sanno dire con poche parole, ma con un taglio e una profondità infiniti come stanno le cose. Danno delle definizioni, definizioni che illuminano, definizioni che ti chiariscono dei punti sui quali magari hai meditato a lungo, sui quali ti sei a lungo attorcigliato senza sapere trovare una quadra perfetta, senza sapere dare un senso e quindi in qualche modo padroneggiare quello. Non perché ne diventi padrone o signore, ma semplicemente perché lo capisci e ci sai stare dentro. Più sappiamo stare dentro alla realtà, più comprendiamo che senso ha la nostra vita, più la capiamo nella profondità e nella sua ricchezza, più effettivamente riusciamo a non soffrire o soffrire in modo positivo delle situazioni. Ci sono persone che hanno questo dono particolare in tutti i campi, anche in quelli professionali, dove una definizione chiarisce molto. Ho in mente Jeffrey Gitomer, per dirne uno di questi autori, Anthony Iannarino, Jeff Blaud nel mio settore, oppure Vittorio Messori, Osvaldo Poli, Andrea Marcolongo, Luigi Epicoco, per citarne altri. Ma questo non è un caffè di elenchi, è un caffè di significato. Per voi chi conta? Quali sono le persone che hanno saputo definire con un aforisma, con una pennellata, come quel meraviglioso detto di Giuseppe Pontigia, lo dica pure con parole mie, che spiega tutto della comunicazione ribaltando una frase fatta? Dove avete trovato questa lucidità? In quali libri, in quali conferenze, in quali post, in quali autori? Avete trovato tutta questa ricchezza che ci rende tutti più ricchi? Buongiorno e buon caffè.